Buonasera ed eccoci tornati a Dottor Star Bene, la trasmissione dove il benessere vuole dare del tu alla medicina. Innanzitutto voglio salutare voi, pubblico e telespettatori che ci seguite da casa, poi voglio cogliere l'occasione per ringraziare gli operatori di TV6, l'ha detto alla Camera, l'ha detto alla regia, voglio salutare e ringraziare per essere sempre qui con me il dottor Alessandro La Barba. Buonasera a te, incoronata, buonasera a tutti. E anche oggi abbiamo la tua vittoria. Wix Fake, quindi avrai scovato anche per oggi qualche chicca che poi ci racconterai, e vado a salutare e presentarvi l'ospite che abbiamo in collegamento oggi, che è la dottoressa Maria Zappacosta, internista, specialista della alimentazione ma anche geriatra, vero Maria? Sì, anche geriatra. Benvenuta Maria. Buonasera dottoressa. Grazie a voi e saluto tutti i telespettatori e anche voi e vi ringrazio. Grazie a te per essere qui con noi in questa puntata. Allora Maria, parliamo di sindrome metabolica. Cos'è? Allora, la sindrome metabolica è una malattia tutto sommato riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità da non molto tempo, parliamo del 2001, ed è una malattia in cui è presente nello stesso individuo un'alterazione sia del metabolismo energetico e del metabolismo glucidico, lipidico, purinico e di alterazioni dei meccanismi della regolazione della pressione. È una malattia che ha una grossa incidenza, perché parliamo del 25-30% di popolazione che è interessata da questa sindrome. Bene, continuo? Sì, continua. Vado avanti. Scusami Maria, ti dico solamente una cosa, dimmi se è corretto, la possiamo definire una patologia multipatologica? Sì, teoricamente sì, perché nello stesso individuo sono presenti più malattie, questo sicuramente è così, tant'è vero che l'International Diabetes Federation ha stabilito che possiamo considerare di essere affetti da questa patologia quando siamo dei soggetti obesi, e obesi vuol dire per l'uomo una circonferenza vita maggiore o uguale a 94 cm e per la donna una circonferenza vita maggiore o uguale ad 80 cm. Se a fianco a questa obesità troviamo altri due criteri che possono essere i trigliceridi maggiori o uguali a 150, il colesterolo buono, l'HDL maggiore nella donna di 50 e nell'uomo di 40, oppure se troviamo delle pressioni superiori a 130-85 o una glicemia a digiuno maggiore o uguale a 100, possiamo parlare di sindrome metabolica. Quindi l'obesità in primo piano con altre due di questi criteri che vi ho elencato. Senti, la sindrome metabolica è una malattia del benessere? Sicuramente sì, la sindrome metabolica è una malattia che riguarda prevalentemente i paesi industrializzati e nei quali c'è stata una marcata modifica degli stili di vita. Da una parte una maggiore sedentarietà, e circa il 40% della popolazione è sedentaria, ma soprattutto la cosa più preoccupante è che un bambino su due e un adolescente su tre si muove per meno di mezz'ora al giorno. Penso che siano dei numeri sconvolgenti. A fianco alla sedentarietà troviamo delle abitudini alimentari errate, perché abbiamo un maggiore consumo di grassi, di carni, di dolci, di alcolici, a fronte invece di uno scarso consumo di frutta, verdura, legumi. Quindi sicuramente da considerare una patologia del benessere. Ascolta Maria, ma questa sindrome, che oggi è importante percentualmente anche qui da noi in Italia, dove con la dieta mediterranea, ma anche con le nostre abitudini, con la nostra cultura siamo differenti dal resto del mondo,
legata o quanto è legata al fatto che la donna non sta più in casa e quindi non può preparare il cosiddetto cibo sano. Beh, questa è una cosa abbastanza preoccupante, però è anche vero che la cucina semplice, perché quella è quella che in effetti dovrebbe essere nelle nostre case tutti i giorni, in fondo è rapida da preparare, quindi basterebbe semplicemente avere delle piccole accortezze, cioè non friggere, non soffriggere, non usare grassi. E tutto sommato con una cucina semplice fatta di carne arrostita o pesce comunque arrostito, non ci sarebbero grosse perdite di tempo. Quindi con un po' di calma si riuscirebbe a fare qualcosa di fatto bene a casa pur lavorando. Personalmente io ho sempre lavorato, però ho sempre curato l'alimentazione perché non ci si perde tanto tempo a fare questo tipo di cose. Beh, forse dobbiamo piuttosto recuperare un po' anche questa dimensione mentale di fare cose semplici dedicandogli un pochino di tempo. È più complicato probabilmente lavorare le verdure. Ma guardi, le verdure tutto sommato oggi ce le preparano, non dobbiamo manco stare più lì a pulirle, a lavarle, ce le danno già belle ingustate, preparate, si tratta solo di lessarle, non è che ci vuole più di una mezz'ora di tempo, insomma, se proprio si ha fretta. Dice che non abbiamo scuse quindi per non mangiare sano, questa è un Beh, po' l'ignoranza. Io direi che non abbiamo scuse per non mangiare sani, anzi è più rapida la cucina sana che quella invece più complessa, sicuramente fatta di grassi, di fritti, soffritti e quant'altro. Insomma, io volevo provare un pochino a difendere queste nuove mamme, queste donne giovani che lavorano, invece in realtà avete perfettamente ragione. Si sciupa lo stesso tempo nell'andare a comprare qualcosa di pronto nel friggere piuttosto che fare, insomma, qualcosa di semplice. D'accordo. Senti Maria, che cos'è l'insulino resistenza? Bene, l'insulino resistenza, parlando di sindrome metabolica, è un po' il collante che mette insieme tutti quei criteri di cui abbiamo parlato. Che cos'è in fondo l'insulino resistenza? Le cellule del nostro organismo, in particolare le cellule del tessuto adiposo e del tessuto muscolare, perdono un po' la sensibilità all'insulina. L'insulina è un ormone che noi produciamo e che ci aiuta a portare lo zucchero dal sangue dentro le cellule per essere poi metabolizzato. Quindi in questi soggetti obesi c'è questo problema dell'insulino resistenza, che è un argomento abbastanza importante perché l'insulino resistenza determina tutta una serie di processi che portano poi all'aumento dei trigliceridi, alla diminuzione del colesterolo buono, all'aumento della pressione, all'aumento della glicemia, attraverso l'iperinsulinemia, cioè una maggiore produzione di insulina, ma soprattutto l'insulino resistenza ci porta uno stress ossidativo. Adesso dirò delle cose un po' forse complicato per gente non addetta ai lavori, comunque diciamo che questo stress ossidativo comporta uno stato di maggiore coagulabilità, uno stato pro-infiammatorio, una disfunzione dell'endotelio, ma tutto questo si traduce praticamente nella formazione della placca aterogena dentro le arterie. Questa placca aterogena perché ci preoccupa? Perché è l'anticamera poi dell'infarto, della cardiopatia ischemica, dell'ictus. E questo è il grosso problema dell'insulino resistenza e della sindrome metabolica di per sé. L'approccio terapeutico è sempre farmacologico nell'insulino resistenza o abbiamo altri rimedi? Allora, il primo approccio per l'insulino resistenza è quello della modifica dello stile di vita. Quindi parliamo sempre di correzioni dell'alimentazione e di aumento dell'attività fisica. Poi possono arrivare i farmaci, però prima dobbiamo modificare lo stile di vita. È una cosa che non è simpatica perché è preferibile assumere il farmaco anziché
fare attenzione all'alimentazione, magari rinunciare alle cornie e quant'altro e fare un po' di attività fisica che vedremo poi che tutto sommato non è che dobbiamo stare a scalare le montagne, insomma. E sicuramente è più semplice questo. Quanta attività fisica bisognerebbe fare o è utile fare? Allora, non parliamo di cose trascendentali, è sufficiente una mezz'oretta al giorno di camminata, possibilmente a passo moderato, e almeno 2 volte a settimana dovremmo cercare di fare un'attività un po' più impegnativa, tipo per esempio un'ora di palestra oppure un'ora di nuoto, un'ora di danza se ci piace di più. Cioè, si è visto, numerosi studi hanno visto che basta fare questo per avere una diminuzione del rischio cardiovascolare. Vascolare di cui abbiamo parlato del 20-30%, che non è poco. Attività fisica che poi ci riduce l'insulino resistenza, ci riduce il rischio cardiovascolare, ci migliora la glicemia, ci migliora il dosaggio dei trigliceridi, quindi diciamo che sarebbe il top. Quindi la sindrome metabolica è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari? Sicuramente sì, e questo è il grosso problema della sindrome metabolica. Per tutti quei meccanismi che vi ho detto dello stress ossidativo, la sindrome metabolica vuol dire il rischio cardiovascolare aumentato. Numerosi studi hanno testimoniato proprio questo, che all'aumentare del peso si aumenta il rischio cardiovascolare. In particolare c'è stato uno studio finlandese che si è occupato proprio della sindrome metabolica, ha seguito dei pazienti per più di 10 anni, scoprendo che questi pazienti mostravano un rischio 3 volte superiore a quello di altrettante persone sane. Quindi diciamo che il rischio cardiovascolare è ampiamente dimostrato. Dottoressa, io vorrei farle invece una domanda che riguarda noi maschietti. C'è correlazione tra disfunzione erettile e sindrome metabolica? Ci potrebbe essere correlazione perché dicevo, nella sindrome metabolica può rientrare il diabete e quindi il diabete di per sé ha una serie di complicanze vascolari e neurologiche che portano poi alla disfunzione erettile e comunque diciamo, la formazione dell'ateroma riguarda anche i vasi dei nostri organi sessuali, quindi la disfunzione erettile è possibile. Ma c'è una terapia? Che tipo di terapia è farmacologica in questo caso? O bisogna scendere di peso, cercare un po', insomma, di adottare Allora, delle buone qui prassi? entra in gioco una serie di meccanismi in più. Sicuramente perdere peso, migliorare tutti quei fattori che abbiamo detto, trigliceridi, colesterolo, glicemia, tenerli a target sicuramente è importante. Però poi bisogna aiutarsi anche con dei farmaci, ne esistono di diverso tipo, perché purtroppo la disfunzione erettile dovuta a problemi vascolari e neurologici, non è regressiva, quindi sicuramente bisogna utilizzare anche dei farmaci. Quindi la prevenzione comunque, come sempre, alla fine è il fattore più importante. Sicuramente Diciamo che sì, l'unica sicuramente vera sì. cura è proprio la prevenzione. Che, ecco, volevo sottolineare proprio questo punto, bisogna sempre giocare d'anticipo, perché poi quando i danni sono fatti, e lì non è che si riesce tanto a rimediare, quindi è bene fare un discorso di prevenzione, sicuramente. Senti Maria, allora, perdere peso, sindrome metabolica, obesità è una delle, diciamo, delle caratteristiche principali con tutte le altre patologie, con tutte le altre complicanze. Quindi è necessario alimentarsi in un certo modo, alimentarsi in maniera sana, però non è facile perdere peso, soprattutto quando i chili di troppo sono davvero tanti, ma proprio tanti. C'è una, come dire, una terapia farmacologica che parallelamente ci può aiutare, tipo gli inibitori dell'appetito, robe del genere?
Allora, terapie farmacologiche a tutt'oggi non ce ne sono, ne sono state sperimentate tante, sono anche state messe in commercio delle molecole tipo il Rimonabant, però alla fine sono tutti farmaci che sono stati ritirati dal commercio, quindi oggi come oggi per perdere peso c'è solo bisogno di seguire un regime dietetico giusto, un'attività fisica adeguata. Ripeto, c'è un farmaco, forse adesso dico il nome commerciale, ma insomma in fondo è l'unico per cui è l'Orlistat, che agisce un pochino sulla perdita di peso, però diciamo che i farmaci non è che si possono prendere a vita, quindi se noi non ci rieduchiamo a mangiare, non modifichiamo lo stile di vita, i chili li perdiamo, ma dopo tornano. Anche Quindi è perché fondamentale questo. l'Orlistat col nome commerciale Lixenical ha veramente degli effetti collaterali fastidiosi, quindi Molto lo fastidioso. sconsigliamo vivamente, Beh, insomma. bene, Questi io effetti personalmente mi collaterali. occupo di queste patologie da lontano 87, ma non ho mai prescritto farmaci tipo l'Orlistat perché appunto non solo dà dei disturbi fastidiosi, ma poi tutto sommato se noi non capiamo come ci dobbiamo alimentare, il problema resta. Beh, però è una scorciatoia e spesso non è il medico che ce li consiglia, ma siamo noi che andiamo a cercarli, no? Andiamo in farmacia appunto e chiediamo questa soluzione miracolosa, oppure navighiamo sul web e cerchiamo tutte queste formule miracolose. Senti, ma quali. Io non sono d'accordo, Mi associo con la immagino. dottoressa, neanch'io sono d'accordo. È meglio non usare questi escamotage perché alla lunga poi non portano a niente se non a effetti collaterali fastidiosi. Beh, a proposito di questi Bene. effetti collaterali, ora ci avete Da incuriosito, gonfiore insomma. addominale, problematiche digestive, quindi insomma E diarrea importanti. soprattutto. Sì. Diarrea, steatorrea. Per cui intestino che si infiamma e con tutte poi le Sì, altre anche perché riduce conseguenze. l'assorbimento dei grassi fondamentalmente, quindi è Sì. quello poi l'effetto che va a fare, non riduce Vabbè, l'appetito. insomma, bisogna che cambiamo stile di vita, bisogna che ci educhiamo in un altro modo, bisogna che cominciamo a fare i conti con un po' di fatica, perché l'attività fisica comunque fa fatica, ci fa fatica, se non altro nello step iniziale, quando ci dobbiamo convincere a iniziare questa attività. Poi, casomai, mentre la facciamo ci piace pure, però, insomma, iniziare non è semplice. Non è mai facile, però poi il benessere che ci lascia, il rilascio di endorfine, alla fine è quello che ci fa star bene e che ci aiuta anche al cambiamento psicologico, perché molto spesso l'aumento di peso è dovuto anche a problematiche magari di stress sul lavoro o di altre problematiche familiari che si riversano alcune volte, non sempre, ma nel cibo magari, no? Sì, una sorta di super ingestione di emozioni, di cose, eccetera. Allora, Sicuramente. Maria, quali sono le correlazioni e se ci sono, in che misura ci sono, tra la sindrome metabolica e la pandemia, il Covid-19? Bene, purtroppo ci sono perché la sindrome metabolica è una malattia cronica e come tutte le malattie croniche, se si prende il Covid, si prende quelle forme più gravi di Covid. Perché questo nel caso della sindrome metabolica, dove è presente l'obesità? Nel soggetto obeso noi sicuramente abbiamo una riduzione del volume polmonare, quindi una riduzione dell'ossigenazione che si tramuta poi in maggior carico di lavoro per il cuore, quindi parliamo di un'insufficienza cardiorespiratoria che poi piano piano ci potrebbe condurre alle terapie intensive e purtroppo anche verso il decesso. Quindi sicuramente i pazienti affetti da patologie croniche sono molto, ma molto più a rischio di prendere delle forme più gravi di Covid. Il fatto di rimanere a casa dovuto proprio a questa pandemia, cioè il poter allenarsi di meno, il poter uscire di meno, ha portato un incremento in termini statistici di questa patologia Non o no? sente più Alessandro. Non sento. E invece me mi senti? Sì, adesso sì, non sentivo il dottore. No, prova un po', E vedi. dottoressa, adesso mi sente? Adesso sì, Ok. benissimo.
Le rifaccio la domanda, visto che il microfono ha fatto le bizze. Visto che siamo rimasti più a casa, ci siamo potuti allenare di meno, siamo potuti andare di meno in palestra o in piscina, visto che in questo momento, insomma, da un bel po' di tempo sono chiuse. In incidenza percentuale è aumentata, questa patologia? Parliamo proprio della sindrome metabolica o non ci sono stati grossi effetti? No, no, purtroppo ci sono stati dei grossi effetti, proprio perché stare rinchiusi in casa, come abbiamo potuto vedere da tante trasmissioni televisive, ha fatto riscoprire a tutti di essere dei bravissimi chef, quindi si sono provate ricette, si è passato il tempo a cucinare, naturalmente con meno attività perché eravamo costretti in casa e il risultato di questo è stato proprio l'aumento di peso. Molte persone hanno avuto questo aumento di peso importante, cosa che io personalmente ho visto proprio quando sono riprese le attività ambulatoriali specialistiche. Ho proprio avuto modo di ricontrollare pazienti e vedere che durante questo periodo c'era stato un importante aumento di peso. Il primo campanello d'allarme invece che possiamo avere per cercare di capire se sta arrivando questo tipo di patologia, qual è? La glicemia a digiuno, un controllo, un check del colesterolo totale, qual è il primo esame che ci può aiutare? Allora, io ringrazio il collega che mi ha fatto questa domanda perché a me preme molto parlare di questo. E io sono molto per la prevenzione, quindi quando noi ci troviamo di fronte a dei soggetti che hanno anche un lieve sovrappeso o che hanno una glicemia a digiuno maggiore o uguale a 100 o che hanno dei trigliceridi maggiore o uguale a 150 o che cominciano ad avere problemi di pressione un pochino più alta oppure un colesterolo un po' più su della norma, sono proprio questi soggetti che dovrebbero essere trattati subito proprio come modifica di stile di vita per evitare che poi diventino pazienti affetti da sindrome metabolica. Quindi per me il discorso della prevenzione è basilare proprio per evitare di arrivare poi ad avere più persone malate. Quindi l'attenzione ai primi segnali. E la pressione arteriosa può essere un valore da controllare o no? Sicuramente sì, e non solo, nel tempo i target di pressione sono stati sempre più bassi, perché adesso parliamo di 130-85, cioè di pressioni superiori a 130 di massima con 85 di minima, già dovrebbero cominciare ad essere attenzionate. Bene, allora Maria, possiamo sicuramente raccomandare di fare dei check-up periodici di controllo in modo da poter intervenire già alle prime avvisaglie modificando gli stili di vita o cercando, insomma, di contemperare l'alimentazione con l'attività fisica, giusto? Sicuramente sì, e soprattutto riguardo all'alimentazione, io vorrei soffermarmi un attimino a far riscoprire un po' a tutti la vecchia dieta mediterranea, senza stare a pensare a tutte queste diete che ci vengono da oltreoceano o dai paesi asiatici o quello che è. Cioè, noi dobbiamo continuare sulla strada dei nostri padri che della dieta mediterranea avevano fatto la loro vita quotidiana. Praticamente in fondo in che cosa consiste questa dieta mediterranea? Quando parliamo di carboidrati dobbiamo preferire i carboidrati complessi, che sono la pasta e il pane, anche qui però senza esagerare, a fronte di carboidrati semplici, quindi pochi dolci. Minimo indispensabile. Oppure quando parliamo di acidi grassi dobbiamo preferire gli acidi grassi insaturi, che sono quelli contenuti per esempio nell'olio d'oliva o negli omega 3. Se parliamo di proteine, preferiamo le proteine vegetali rispetto a quelle animali. Nel momento in cui mangiamo proteine animali andiamo a preferire il pesce o comunque carni magre tipo pollo, coniglio, tacchino o per esempio formaggi magri. I formaggi prevalentemente sono grassi, però più sono stagionati, più sono grassi, quindi cerchiamo di mangiare formaggi freschi che sono sicuramente un po' meno grassi. Altra cosa da fare è cercare di mangiare più legumi, più frutta, più verdura.
Fibre, noi abbiamo dimenticato le fibre, quindi le fibre sono contenute appunto in frutta e verdura, ma anche nelle sostanze integrali e soprattutto, e lo dico questo per i giovani, gli alcolici. C'è un consumo di alcolici eccessivo, è una cosa soprattutto super alcolici. Diciamo che ci è concesso un bicchiere di vino al giorno, che a qualcuno potrà sembrare un po' poco, però gli studi fatti hanno dimostrato questo, non più di un bicchiere di vino al giorno. Certo, parliamo di vino appunto e non di superalcolici. Non di Allora, superalcolici. Maria, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, io ti ringrazio e saluto per aver partecipato a questa nostra puntata, ringrazio e saluto il pubblico che ci ha seguito da casa, saluto anche te, però prima ci racconti la fake di questa settimana e poi chiudiamo con questa fake. Grazie. Benissimo. La notizia di questa settimana riguarda la vitamina D. In realtà non è veramente una vera e propria fake news. Sappiamo che la vitamina D aumenta le difese immunitarie ed è un buon sostegno come coadiuvante nella terapia del Covid, ma sono usciti diversi articoli, per questo Farmacista 33 ha ben pensato, insomma, di supportarci con un buon articolo, dicendo che non è la panacea di tutti i mali, nel senso che la vitamina D supporta, ma sicuramente da sola non sconfigge il Covid. E allora ricordate la prevenzione e la salute prima di tutto. Alla prossima puntata. Dottoressa, hai È uscito. chiamato? È uscito.